Anticipazioni e spoiler terra amara. Nella puntata di giovedì 14 dicembre, per Fekeli, Fikret e Lotfiè ci saranno dei momenti di profonda paura quando il piccolo Keremali si ammalerà di meningite. Dopo averlo portato di corsa in ospedale, i protagonisti non potranno far altro che sperare e attendere nel corridoio che arrivino buone notizie. Il bambino però è ricoverato in terapia intensiva e continuerà a peggiorare. Il silenzio dell'attesa però sarà interrotto bruscamente dal suono del monitor che controlla i parametri vitali del bambino. Keremali andrà in arresto cardiaco e i medici si precipiteranno nella sua camera per effettuare le manovre di rianimazione. L'intervento tempestivo però dei dottori servirà a salvare la vita al piccolo che dopo il massaggio cardiaco e la defibrillazione si riprenderà. Così la felicità di Fekeli, Fikret e Lutfier sarà incontenibile e ammorbidirà anche il cuore dell'avvocato Koskun, che si renderà conto che quella è la vera famiglia di Keremali. Il fratello di Mushgan rinuncerà quindi alla custodia del bambino. Non sarà così facile come sembra, ma per il momento il legale di famiglia preferirà andare via. E vi darò un'altra anticipazione importante: il bambino finirà nelle mani di Fikret, che lo prenderà con sé come suo figlio e lo adotterà nelle prossime puntate di Terra Amara.